In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio». Con quale tenerezza scrive il Vangelo Luca. Ci siamo lasciati l'altro giorno con quella frase di Matteo, ricordate? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Oggi Luca replica: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Come a dire, non riuscite a dare un nome alla perfezione? Eccola, è la misericordia. In effetti l'interpretazione del Vangelo di Matteo è stata ardua, non sapevo come venirne fuori. Mi domandavo, ma come si fa a essere perfetti e in cosa consiste la perfezione di cui parla? Oggi mi è chiaro, la perfezione è la misericordia. D'altronde la misericordia è il proprio del cristianesimo. Già nel Padre nostro Gesù lo aveva messo come chiave di accesso alla relazione con Dio Padre, parlando di remissione di debiti. Solamente chi perdona sarà perdonato e solamente chi è perdonato potrà vivere la vita in pienezza, nella gioia, nella felicità, nella misura colma e traboccante di cui parla oggi il Vangelo.